L'obiettivo del progetto europeo Magic Landscape, finanziato nella programmazione Interreg Central Europe, è quello di fornire alle amministrazioni pubbliche concetti, strategie, piani di azione, strumenti e momenti formativi per migliorare la gestione delle infrastrutture verdi del territorio. Ci lavorano dallo scorso anno e fino al 2020 partner in arrivo da Austria, Germania, Polonia, Repubblica Ceca e la città metropolitana di Torino per l'Italia, guidati dall'Università di Dresda. Le aree di studio sono 9 e nel territorio metropolitano torinese riguardano la collina di Torino e la pianura del Po, con particolare riferimento al Chierese. Il progetto serve a sviluppare nuovi strumenti, metodi, strategie ed azioni finalizzate alla gestione ambientale partecipata e alla protezione, passando attraverso la valorizzazione e la creazione di infrastrutture verdi e blu, come spiega Gabriele Bovo, dirigente del sistema delle aree protette di Città Metropolitana di Torino. In questi giorni il gruppo di lavoro di Magic Landscapes è a Torino per un workshop che si distribuirà su 3 giorni. In questa giornata abbiamo un sopralluogo nel Chierese per verificare quella che è un caso di studio dei 9 in totale di tutto il progetto. Ed è importante perché serve a dimostrare come le reti ecologiche e le reti di paesaggio siano un elemento fondamentale nello sviluppo delle città e dei territori, uno sviluppo che deve essere sostenibile e compatibile con i cambiamenti climatici e con tutte le attività umane che devono essere, diciamo, rapportate al rispetto e alla tutela della natura. In questi giorni il gruppo di lavoro è in Piemonte e visita i siti di Superga, Chieri, Vezzolano, oltre a svolgere meeting tecnici sulle opportunità che la comunicazione può offrire per divulgare le tematiche ambientali, le reti natura, i parchi, come spiegano i tecnici dell'Università di Dresda. Il corridoio verde porta molti benefici in molti settori differenti ed è importante nel mondo in cui viviamo. Oggi che si sta modificando velocemente in termini di spazi verdi, cambiamento climatico e altri temi collegati come uno stile di vita più sano, la biodiversità, il rischio di alluvioni, il surriscaldamento. I corridoi verdi ci aiutano a raggiungere tutti questi benefici e ad apportare una prospettiva d'insieme. Ci può descrivere l'importanza della comunicazione nell'ambito dei corridoi verdi? There's a great importance, for a better communication of È molto importante per una migliore comunicazione dei corridoi verdi perché abbiamo scoperto che in ogni paese dell'Europa centrale il termine è più o meno utilizzato e c'è una differente comprensione. Vogliamo comunicarlo come un concetto fondamentale per migliorare i nostri paesaggi, per renderli più verdi e migliorare anche la biodiversità, che è molto importante per l'Europa.